motivazione per cui si fa del marketing le soluzioni di merito neanche interessano, perché interessano altre cose, interessano solo come pubblicità. Dall'altra parte, perché questo sistema è in qualche modo bacato, come si è visto, quindi bisogna andare a vedere dov'è bacato, in modo tale per cui magari il costo, lo sperpero, che da un certo punto di vista sembra non convenire, da altri punti di vista e da altri gruppi di interessi, cioè che invece magari conviene. Cioè il 70% di, all'interno di quella logica del tiro sballato, di spreco dell'energia che facciamo, che potrebbe cambiare l'economia in maniera drastica, perché quello poi appunto, altrimenti poi si corre anche il rischio di essere ghettizzati. Cioè questa cosa qui, che quando entra in un sistema politico che è strutturato per occupazione di potere, eccetera, è chiaro che si viene ghettizzati e demonizzati, si occupano solo di aspetti specifici, A, la raccolta rifiuti, B, l'energia, eccetera, poi uno deve dire che vanno a cambiare, sono dei fattori incidenti in maniera colossale sull'economia, ma si dicono, hanno una visione ristretta e non hanno, come per altri movimenti, non hanno quella larghezza di vedute, quella cosa, insomma, si cercherà di boicottare la cosa. Io penso che il valore di quello che è stato detto, che bisognerebbe, è proprio questo: oltre alle soluzioni effettive e pratiche a problemi urgenti e importantissimi, anche quello di sottolineare che forse bisogna iniziare a dire: questa è acqua semplice, vogliamo bere questo bicchiere d'acqua, diciamo che lo beviamo e lo facciamo. Cioè il valore esemplare dell'esperienza, nel senso, c'è questa soluzione per la tassa rifiuti. Allora, come movimento politico non è solo questo che è una cosa anche importantissima, non è solo, ma è il fatto che finalmente noi vogliamo collegare le parole ai fatti. Cioè c'è una cosa molto semplice, di base, materiale, che funziona, che ci sembra funzionare, siamo disposti ad accettare delle critiche al riguardo, eccetera, perché siamo interessati alla soluzione del problema e non a fare marketing di avere la verità assoluta, e vogliamo portare questa semplice esperienza a compimento, che è una cosa nuova, perché rispetto a quello che promette la politica in genere, il 90% non viene mantenuto. Noi poco, ma vogliamo mantenerlo. Questo anche di differente rispetto ai 5 anni. Secondo me questo aspetto va molto sottolineato, perché è un aspetto di diversità effettiva, che dice noi non è che vogliamo spiegare il mondo com'è, come non è, eccetera, eccetera. Vogliamo far sì, siamo scontenti della politica, vogliamo far sì che 4-5 cose che ci sembrano importanti, prioritarie, e che a noi interessa realizzare, siano realizzate. Poi non le realizzi, non le realizzerà il soggetto politico, no? Non importa, però a noi interessa la realizzazione, per me. Penso che questo sia quello che deve passare. Guardate che il fatto che abbiamo scelto un nome, come abbiamo scelto, cioè, troppo lungo, è un nome che significa, sono tre concetti precisi: sostenibilità, equità, solidarietà. Quando io leggo un partito che si chiama Italia Viva, che significa? Lega, che significa? Partito Democratico, significa? Allora, la concretezza è fondamentale al nostro modo di vedere, va bene? E dobbiamo anche dire delle amare verità. Cioè, se continuano nelle città la circolazione automobilistica come oggi, l'effetto serra non si risolverà mai. Quindi, se vogliamo affrontare il problema della circolazione, non la affronteremo sia perché è necessario fluidificarla, sia perché è necessario ridurre le emissioni di CO2. E diremo che bisogna porre limitazioni. Sarà sgradito, non importa, è la verità. Perché altrimenti non è mai possibile. Allora, questo noi vogliamo fare, dirlo con estrema chiarezza. E quindi proporre delle ricette anche che possono essere sgradite, vabbè, perché sono necessarie. Prego. Non volevo parlare tanto dell'aspetto ambientale, perché forse quelli che sono qua sono tutti consapevoli dell'urgenza, eccetera, ma dell'aspetto politico, no? Cioè, in Europa abbiamo dei partiti verdi con percentuali a due cifre, eccetera, in Italia zero, insomma, non c'è rappresentanza politica. Voi, innanzitutto, come vi ponete rispetto ai grandi partiti verdi europei, tedesco, austriaco, francese?
francesi, eccetera, come li vedete, no? E perché dovreste essere voi quelli che interpretano il bisogno politico qui in Italia? Ci hanno tentato in tanti, no? E Italia Green, sono stati tanti partiti degli ultimi tempi che si sono proposti e hanno fallito, no? In che cosa vi differenziate? Come riuscirete a inserire in questo dibattito politico? Avete una strategia? In che cosa siete diversi? Perché come pensiero è lucidissimo, come il pensiero di Maurizio l'abbiamo letto su tanti libri, no? Però poi adesso per la politica è un'altra cosa, insomma, bisogna sporcarsi un po' le mani, fare come si fa? Dico una prima cosa, poi per esempio a noi interesserebbe, come dire, incominciare a intercettare anche come dire, questi nuovi movimenti che in modo carsico si sono, come dire, no? Sviluppati in questo periodo, no? Il freddo al computer, Sardina in ultimo, ma per esempio Extinction Rebellion, ecco, questi movimenti che in qualche modo anche e a loro modo ne stanno intercettando lo stesso problema. Quindi tanto per capire, io penso che in una prima fase sarebbe molto interessante il confronto con queste nuove leve, no?